Arroganza, certamente, è stata quella di Nicola Morra, che come i vecchi politici e con quell'aria di chi dice io comando, io decido, io sono il capo, è andato con la scorta presso una struttura di cura dove si fanno i vaccini per pretendere di essere vaccinato, per pretendere che lui e i suoi parenti lo fossero, per pretendere di saltare qualunque coda. Lo testimonia il direttore Mario Marino, dice: Morra è entrato urlando per il disagio ai suoi parenti, è andato per approfittare del suo potere con la scorta come capo dell'antimafia per andare a proporre la propria famiglia, secondo un atteggiamento che non vogliamo commentare. E naturalmente è un membro dei 5 Stelle, quindi si può capire che con il tono di chi pretende di sapere fingesse di fare un'indagine utile soltanto a sé e ai suoi. E questo è avvenuto. Parallelamente, un giornalista che si chiama Andrea Scanzi si è messo in difficoltà perché ha ottenuto, dice, attraverso non il superamento di una coda in modo arbitrario, ma un vaccino residuo, di poterlo fare. Io voglio credergli, non ho letto le contraddizioni che attribuiscono molti alle sue dichiarazioni. È un mio avversario, mi ha attaccato in tutti i modi, anche nel modo peggiore, parlando delle mie malattie e parlando dei miei anni, come se tante delle persone, a partire da Draghi, a cui noi affidiamo tutta la nostra speranza, non fossero persone di età matura. D'altra parte, da Charlie Chaplin a Giancarlo Giannini, a Stefania Sandrelli, quante sono le persone la cui età non ha in alcun modo limitato le capacità di pensiero. Per cui questo è stato l'atteggiamento che lui ha assunto in nome di un giovanilismo, e dicendo anche delle donne che talvolta avevano troppi anni, come invece credo non debbano mai essere osservate per una ragione che non sia quella della loro avvenenza, del loro fascino. Ma tutto questo fa parte del passato, tutto questo fa parte di polemiche in cui io ho risposto ai suoi attacchi, e devo dire che faccio anche fatica a capire com'è cominciata quella serie di invettive sue e mie a lui che hanno divertito molte persone. Non mi ricordo qual è il casus belli. Potrebbe essere legato al Covid, però lui stesso ha assunto all'inizio posizioni simili alle mie, non dirò negazioniste, ma di valutazione del tentativo di vivere senza cambiare i nostri costumi, come invece abbiamo cambiato, in nome di un ordine che scende dall'alto. E lui evidentemente dalla temerarietà è passato alla paura, alla preoccupazione. Tutto questo è lecito. Le polemiche sono durate per molto tempo e sono state da entrambe le parti impietose. Ora io voglio non difenderlo, non devo difendere nessuno. Voglio semplicemente dire che non mi sembra giusto che per aver tentato di mettersi in sicurezza, magari scavalcando delle code, quello che gli attribuiscono, sia stato sospeso dalla televisione, sia da quella di Stato, sembra, e certamente dalla 7. Mi pare che Cairo abbia fatto una cosa non giusta e che uno che fa un errore, certamente poi cercando giustificazioni che non saranno state convincenti, non deve però essere cancellato e censurato e non poter più esprimere la propria opinione in televisione. Non eravamo abituati a vederlo a carta bianca alla RAI dalla Berlinguer, abituati a vederlo dalla Gruber sulla 7. Tra l'altro io, senza lamentarmi e senza che la cosa fosse dichiarata da nessuno, non avendo contratti, a un certo punto non sono più stato invitato dalla Gruber. Evidentemente se tu non sei allineato o se fai un errore, come attribuiscono a lui, non puoi più essere invitato in luoghi dove la perfezione governa. Ora io voglio dire a Scanzi, tutto quello che è capitato e neanche più lo ricordo, ma non è giusto che ti abbiano tolto il contratto, non è giusto che non possa più parlare, non è giusto che perché uno fa forse un errore, tra l'altro un errore che non è una
tu hai giustificato come l'atteggiamento di chi vuole capire, ma che non è quello di Morro, non è un errore, tu non avevi il potere. Tu non hai il potere del presidente dell'antimafia, tu non hai preteso di sapere perché c'erano ritardi o cercare di capire perché i tuoi parenti non avessero avuto il vaccino. Tu l'hai fatto forse perché temevi o temi per la tua salute, quindi c'è una legittimazione. D'altra parte è vero che dobbiamo prima vaccinare i più deboli, ma è vero che anche quelli che stanno nella società e che lavorano o che stanno in Parlamento, che stanno in televisione o che hanno una funzione pubblica, potrebbero, e lo fece De Luca scandalizzando molti, essere legittimati per poter continuare a fare la loro funzione. Se la loro funzione, l'idea che tu sia una voce spenta, una voce sospesa, una voce soffocata, mi sembra profondamente ingiusto. Quindi voglio dirlo, al di là di tutte le polemiche, perché rimanga, che io posso anche avere un nemico, avere un avversario, ma voglio sentirlo, voglio sapere che può parlare, voglio che gli sia consentito di dire quello che vuole anche contro di me. Questo dico a te, Andrea Scanzi, io più vecchio, perché sono abituato a troppe censure, a troppi atti in cui qualcuno ha cercato di togliermi quello che avevo. Non ci sono riusciti, ma hanno tentato tante, tante volte. Quindi capisco che tu oggi sia in un momento di difficoltà e mi dispiace. Vorrei poterti sentire ancora e anche incazzarmi con te. Preferisco incazzarmi con te che non sentirti.